Elia è un personaggio cardine nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento e nel presente, perché Elia è quello che porta il messaggio di Dio. E poi è ben spiegato nel Vangelo che Elia si è reincarnato come Giovanni Battista, ma se andiamo a leggere la scrittura antica, quindi l'Antico Testamento, ci dice anche che Elia si reincarnerà prima della seconda venuta di Cristo. Quindi seguire le peripezie di questo personaggio è molto importante, perché lui precorre sempre Cristo, lo annuncia. Cioè, quindi Elia fa la volontà del Padre Adonai e precorre Cristo.